Loris, nonostante il Covid, dobbiamo dire la distanza tra Italia e Germania, una pagina di storia con un premio. Di che cosa si tratta? Nonostante il Covid, le distanze si accorciano tra Crotone e la città tedesca di Hamm attraverso una simpatica mostra alla storia. L'idea di questa mostra all'organizzatore Werner Roemke è nata proprio mentre lui era a Crotone, perché visto che Crotone ha una bellissima storia, allora ha detto: guarda, faccio in Germania una mostra che parla proprio della storia. È un'iniziativa artistica, ci sono quasi 50-60 cassette artistiche. La parte del leone la fa Crotone con ben 17 opere d'arte che saranno esposte in questo quartiere, il Martin Luther Viertelverein, per un'intera stagione, ovvero per tutto l'autunno. Non è solo Crotone a partecipare a questo evento dedicato alla storia. La cosa più bella di questa mostra è che appunto non è solo Crotone a partecipare, ci sono tante città europee, Crotone però farà la parte proprio da leone con ben 17 opere d'arte. Parteciperà per esempio la città di Kalisz in Polonia, poi parteciperanno due cittadine dell'Austria, una città francese, un'altra città inglese. Insomma, sarà una mostra internazionale. Un momento importante, un momento di condivisione, ma dobbiamo dire anche un momento che ci mette di fronte all'importanza della nostra storia. Un momento che ci mette di fronte all'importanza della nostra storia. Abbiamo 2700 anni e questo signore Werner Roemke, quando è venuto a Crotone, è rimasto impressionato dalla nostra storia, così impressionato proprio da dire: adesso voglio organizzare una mostra e dedicarla proprio sul tema della storia. E questa mostra si ispira appunto in buona parte a Crotone. Tu sarai presente all'iniziativa? Purtroppo per il Covid non sarò presente all'iniziativa che durerà per tutto questo autunno. Il signor Romke però giusto oggi mi ha detto: guarda, mi è venuta un'altra idea un po' mattarella. L'anno prossimo, a maggio, carico su un bel furgone queste opere d'arte, quindi oltre quelle di Crotone anche quelle della Polonia, della Francia, dell'Inghilterra e di altre nazioni, e vengo a Crotone e terremo questa mostra anche a Crotone. Inoltre, probabilmente l'anno prossimo, a fine agosto, a Hamm ci sarà una grande festa dedicata sempre alla nostra città. A me piace molto questo signore Werner Roemke perché lui ha realizzato tutto questo in un quartiere che una volta era degradato a Hamm e attraverso l'arte e la cultura è riuscito a trasformare questo quartiere in un quartiere turistico. Allora io dico, dovremmo prendere un po' esempio dalla sua esperienza perché forse a Crotone potremmo fare anche la stessa cosa.